Signori, oggi siamo chiusi all'interno di una scuola per andare a recuperare un nostro amico. Il problema è che questo amico è sorvegliato da questa ragazza. Apparentemente innocua, se non avesse un coltello in mano e una testa sul bancone. Ma oggi sono convinto che riusciremo a uscire da questa scuola illesi. In ogni caso, prima vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi su YouTube se ancora non l'avete fatto. Importantissimo. E vi ricordo che dal lunedì al sabato mi trovate in live su Twitch alle ore 21. Non mancate, che è gratis. Madonna, mi sto già cacando addosso. Vedi che non si può fare sta cosa. Però io mi sto già cacando addosso. C'è capito? Però è tranquilla. Nota importante: ricordati che puoi portare solo una chiave alla volta in mano. Attento, correre e creare rumore potrebbe attirare l'attenzione. Ok, signori, questa è la nostra scuola. Siamo in Giappone. Zitti, 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 con calma, con calma, con calma. Ehi, in teoria noi dovremmo scappare attraverso questa stanza. Ma è chiusa. È chiusa questa stanza. Ti seguo, sì. Sì, vengo, vengo. Ragazzi, comunque, adesso proviamo a fare una run strana. Dammi le chiavi. Dammi le chiavi. Ok, abbiamo le chiavi del magazzino. Ragazzi, lei è andata ad aprire la cucina. La sento, sentite i piedini scalzi su. Ah! Ah! Non l'ho vista! No, 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 non mi senti, non mi senti. Apriamo subito il magazzino. Ok, ragazzi, sta. Vai, vai. Ah, lasciami stare. Guarda che mo si nasconde, guardala. Guarda, guarda, guarda. Guardala! Che maledetta! Che fa finta di niente. Ok. Andiamo su. Corriamo, corriamo, corriamo. Allora, ragazzi, dobbiamo andare in cucina e prendere la chiave. Chi è? Ah, ma è velocissima! No, ehi, ehi! Non ci provare. Maledetta. Non mi avrai vivo. Ma manco morto. La sensazione del tuo sangue sulle mie mani. Ma questa è pazza. Veloce, 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 veloce. No, 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 no! Che chiave ho preso? B2, B2. Apriamola, apriamola. Però io devo capire se... Ma ragazzi, allora c'è un problema. E sto veleno mi uccide in teoria. Ma io come faccio a... Oh oh, 5... No, ragazzi. No, che cazzo ridi? Ah! Ha chiuso! Lasciami stare. Ah! Smettila! Guarda che si... Si nasconde sta maledetta. Allora ragazzi, c'è un problema. Che io non so come cacchio devo fare questa cosa del veleno. Ah! Ma porca troia, ma quanto è veloce. Non so come devo fare. C'è una cura qua in cucina che io sappia. Oh, devo tornare alla B2. Stai zitta, stai zitta. Eccole. Madò, è lì. No, ragazzi, è lì. C'è un 5 alla fine. Dovremmo controllare la stanza di prima. Qual era la stanza di prima? Non è che si è messa... Non è che si è messa a camperare dietro la porta. No, la sento camminare da qualche parte. Ok. Io la sento tipo lì in fondo. No, se mi sbuca da dietro un angolo impazzisco, ragazzi, muoio. Nella realtà però. Che chiave ho? C2. C2 mi sa che è su. E questo è cos'è? D, è su C2. Ah, lasciami stare. Oh, facciamo il giro di qua. Corriamo di qua e saliamo e abbiamo la C subito, in teoria. L'infermeria è chiusa, ragazzi, non c'ho le chiavi. Allora, no, ragazzi, dietro qualche colonna. Ma la cosa del veleno io non... Dov'è? Smettila! Andiamo prima a C2, va. Dov'è? Dov'è? Oh, scusate, no? Io come faccio a schivare il veleno qua? Non è possibile schivarlo, secondo me. Oh, mi ha beccato. Ma muoio, raga, non... Ma come lo schivo il veleno? È impossibile. Ma poi mi chiama per nome, ni? Mamma, ti sta sentendo affannata. L'infermeria è chiusa. Allora, fatemi un attimo vedere una cosa. Vedi, qua è tutto chiuso. Lei mette una maschera. Aspetta un secondo. Da qualche parte c'è una maschera. Ma non la posso usare, secondo me. Qua si esce. È buono il tipo, sì, è un figo. Qua, vedete? Questa? Come la prendo? Allora, dobbiamo fare così. Perché ogni volta mi fa cacare addosso? Sto cercando un mio amico. Si chiama Gianni. Va bene, grazie. Andiamo. Sai dove trovarlo? Allora, ragazzi, io dovrei prendere questa. E dovrei andare nel magazzino poi a disattivare le luci, in teoria. Proviamo. Che stai facendo? Gliel'ho rubate? Ah, no, non gliel'ho rubate. Madò! Non riesco a rubarle! No, cazzo, l'ho portata vicino alla cucina. Ho sbagliato. Non ci ho pensato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Devi prima aprire tutte le porte e poi bevi il coso. Ma come faccio, bro? Non ha senso perché è a tempo. Io ho 100 secondi e non riesco ad aprire tutte e quattro le porte. Impossibile. Boh, proviamo. Salve. Scusi, potrei... Scusi. Sì, aiutami a trovarlo, grazie. Certo che ti seguo. Ragazzi, è impossibile prendere sta chiave. Si muove. Ecco qui, sì. Ok, magazzino. Lei è andata giù. Allora, andiamo qui. La maschera in cucina. Porco il cazzo. È velocissimo. Come fai ad essere già qui? Apriamo il magazzino. È lì in fondo. No, non riesco a prenderla ora. Ok, dobbiamo fare tutto il giro.
Oh cazzo, ma è troppo veloce. Devo fare tutto il giro, mi sa. È stanca. Ma corro perché la distacco almeno un minimo. Secondo me... No, lei chiude la porta, c'entra. Madonna mia. Ok, devo andare nel magazzino e disattivare le luci comunque. L'avete vista? È qui dentro. Si è andata via. Oh, è qui. C'hai i piedi, c'hai i piedi. Esco? Che avevo due di due. Però ragazzi, io non so come devo fare qui. L'avete vista? Guarda il piedino. Guarda il piedino. La vedete? Via, 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 via. Perché non l'ho aperta lo stesso la stanza? Sono un pezzo di ano. La maschera adesso vediamo. Dobbiamo... Ma non credo ci sia una maschera, ragazzi. Però comunque rimane il problema che io non so minimamente come poter ovviare al problema del fatto che ci sia del veleno in ogni stanza. Ah, giusto, non l'ho aperta perché c'è il veleno, è vero. Se almeno so di avere ragione. Teniamoci qua sulla terra. Lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare. Lasciami stare. Andiamo qui in fondo, saliamo. Perché era la cosa? Non si può. Corpse bombing. Bombing the graveyard. Non serve a niente questo. Ragazzi, io non so che dirvi onestamente. Perché se la sblocco mi cade il veleno in testa. Porca troia. Dobbiamo scendere di sotto. Oh, porca troia. No, non mi sei mancata. E come faccio a speedrunnarla? Impossibile. Ma questa è di 3 o di 2? Eh? Perché non c'è? What the... Ragazzi, eccole. Ricordatevi il 9 alla terza cifra. Perché non c'è? Che avevo io? Ah, 1, ok. Sta arrivando qui. Come eccoti? Che vuol dire eccoti? È lì. Sta stronza. Ok, la posso picchiare. No, mi ha tirato il veleno, ma tua madre è veramente affannata. No, ragazzi, sto lasciando sangue da tutte le parti. 5, 4. Oh, non l'avevo vista. Stavo leggendo le scritte. Ma mica posso rubarle la maschera. Dite che posso rubarle la maschera. Può essere, prova. Proviamo. Devo provare a spammare. Ma va via. No, ragazzi, sta facendo finta. Boh, devo capire come fare. Si è allontanata davvero. Non mi chiamare per nome. No, ragazzi, no. Mi chiama per nome poi. No, ma io comunque devo capire sta cosa. Perché prima non c'era il veleno? Ora c'è, vedete. Non ho capito perché prima non ci fosse. Ma sono morto. No, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Ciao. Scusa, io ho perso il mio amico Gianni in questa scuola. Non è tornato a casa questa sera. Per caso l'hai visto? Grazie. Gentilissima, che puoi aiutarmi a trovarlo. Mi fai strada, gentilmente. Non sono molto dimestichevole. Grazie. Come ti chiami? Come ti chiami? Dove stiamo andando? Scusa, ma hai preso una strada molto più lunga del normale. Mi sembra strana questa cosa. Come mai sto quadro la stanza qui? Ah, no, non c'è. Ma poi perché dovrebbe essere dentro un armadietto? Chiudiamo qui. Qui dici che c'è qualcuno? No, non c'è. Ti seguo, certo. Dove andiamo? E qui potrebbe essere. E forse in questa stanza. Hai preso la corrente, tutto ok? Qualcosa è andato storto nella stanza dell'alimentazione. Andiamo insieme, sì. Io sono bravo, sono un tuttofare. Potrei riuscire a risolvere il problema. Jenny, mi senti? Andiamo nel magazzino. Vai, apri. Qua c'è il quadro elettrico. Vedi, c'è scritto solo gli uomini possono switchare. Ah no, main switch. Non ti preoccupare, lo risolvo io. Ecco qui, è risolto. Certo che ti seguo. Che vedete, non ha più la chiave del magazzino ora. Comunque dicevo, Gianni è un tipo biondo, con i capelli tipo portati all'indietro. È un tipo molto figo in realtà. È più o meno simile a me, è mio coetaneo. Infatti siamo compagni di classe. Ma forse abbiamo la tua stessa età. Quanti anni hai tu? Forse è qui, dici? Potrebbe essere qui. No, niente, non stavo facendo nulla, tranquilla. Gianni, ma perché è qui Gianni? Ne sai qualcosa tu? Non sembra per niente stia bene. C'è un kit medico in infermeria, ok. Potrebbe aiutare, va bene. Mi puoi dare le chiavi? Oh, grazie. Gentilissima. Va bene, vado a prenderlo. Mi ero dimenticato ci fosse il veleno. Non sapevo ci fosse... Madonna. Abbiamo un problema, Gianni. No, non sto bene. Grazie, aiutami. Va bene, andiamo in infermeria. Mi puoi dare una mano? Ah, lì c'è... grazie. Posso prenderlo? Grazie. Gianna? No, perché mi sto addormentando? Come mi giro la testa? Gianna? Sto addormentando. Torno subito. No. Notte, è diventato tutto blu. Perché sono legato? Ciao. Dove sei? La medicina che mi hai dato non ha Non possiamo... No, non pensare... Ne possiamo parlare? Mi stai liberando con quel coltello, vero? Non possiamo fare cose strane... No. C'hai gli occhi un po' rossi. Ok. Su, così. Come tua madre. Stesso lavoro fate, stronza. No, non me ne pentirò. Stronza. Ma è veloce.
Grazie, ma non va bene! Ma che ne si me ne sta? Apri magazzino. Stai ferma, smettila! Finiscila! Vai via, non ti voglio! Ok, facciamo il giro, ragazzi. Riscendiamo giù dove c'è il magazzino e disattiviamo il quadro. Aspetta. Ma non è che, ragazzi, devo disattivare subito la corrente così che lei non metta, non posizioni il veleno? Può essere. È qui? La sento che coi piedini. Sta zoccola. Non posso passare. Non posso. Non passa! Dai, però non è giusto. Palle, stavo facendo il tapirulante. Stavo facendo lì con lei che mi bodybloccava. Sta zoccola, veramente. Mi ha full boxato, ma infatti. Ciao. Zoccola. Non così impari. Dammi le chiavi. Non le ho prese? Ma non ho preso le chiavi. Andiamo a fare il giro di là. Senti. Ma come non ce l'ho? Ma ragazzi, non ha preso la chiave. Ma da terra mi diceva che la potevo raccogliere. Vediamo se è come dico io. No, sua madre è veramente una pecora. Vuoi prendere la chiave almeno? Ma come devo fare? Come devo fare? Ragazzi, ma c'è una quadra che non cosa. Oh, porca troia. Oh, porca madosca. No, di nuovo, no. Ma non di nuovo. Fammi passare. Cidesse, è qualcosa che ci sfugge, non ha senso. Ne sono sicuro. Ok, andiamo su. Come eccoti? Che vuol dire eccoti? Perché non la sento più? Ok, ma non posso prendere il coltello, non avrebbe senso. Là e su, mi sa vero, perché qua c'è la D. Quella è di qua. C1. Ragazzi, ricordatevi il numero 1 alla fine. L'ultima cifra delle 4 è l'1. Ok, C1 di qua in teoria. Ragazzi, c'è qualcosa, boh, tipo è scriptato, boh. Eccola. B2. Boh, ragazzi, sembra che se guardo su non cade il veleno. Non so secondo quale logica. Andata via. Dobbiamo vedere la cifra qua. Ha preso la corrente. No, ha riattivato il generatore, mi sa. Sta stronza poi stava zitta. Non è che diceva sto arrivando. Comunque la terz'ultima cifra è l'8, ragazzi. Ok. Oh, di due in teoria è sotto. Sì, ma ragazzi, c'è un problema. Io credo di dover rubare a lei la chiave della presidenza. E come cacchio gliela rubo? Non così! No, 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 stai zitta. Si è nascosta dietro qualche colonna. Però noi siamo nella D ora. L'ho fregata. Le scosche. L'ho fregata, maledetta. Dio. Dobbiamo capire come funziona sta cosa. No, la sento, sento i piedini. B2. Ma devo uscire di qua. Devo vedere se ha riattivato il generatore. Anche se mi uccide. 7 è la prima cifra. Oh, porca cazza. Devo andare in cucina al volo. No, mi sei mancata. No. Ehi, porca cazza. Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che ha fatto vuoi? Bro, ma che cazzo fa? Vuoi le allucinazioni, c'hai? Non fatti pure io, ma vuoi? Non mi prendi. Ma si zoccola, però. Ma venite di nuovo, ragazzi. Sono morto. No, devo vedere il magazzino, almeno. Muoio, ma devo vedere il magazzino. Vedete, l'ha riattivato. Che? Io non ho mai capito una cosa, ma perché i giapponesi invece di fare aia fanno che boh. Oh, comunque secondo me per non farle mettere il veleno bisogna subito disattivare il magazzano. E ogni volta andarlo a disattivare se lo riattiva. Ma che ne si mai ne sta? Oh no. Oh my wo. Oh shi. Neiru. Mula sarada. No, questa non è la giapponese. Niamitai. Konnichiwa. Konnichiwa. Sì, non ci ho capito un cazzo quello che ha detto. Possiamo. Certo. Allora andiamo giù nel magazzino. Ehi, ma poi mi chiama per noi e dice ni. Sentite. Ok. Oh. Che chiave è ora? B1. Per la Madonna di Dio. No, dai, ma mi aveva. Dai, che palle, però. Schifosa. Dai, ma non è giusto. Non sanguino più, però. Ehi! Dai, però la devi smettere, bambina! E mi chiama per nome. Ma vi sembra normale una cosa del genere? Mi. Per fortuna non aggiunge altre lettere. Ok, ci siamo. Zitti. Oh, secondo la mia logica, fin tanto che la luce è disattivata.
Konoiwa. Oh my god. Oh. Yane. Oh, che ne siamo in sta? Ma se ne so, sto parlando con lei. Coco. Ya, pochina. Ma ragazzi, ma sta. Si è bloccata. Si è bloccata. Sta ripetendo all'infinito le stesse cose. Oh. Ai ai. Carissima. Noi, ma che ne siamo in sta? So climamat con la bocchina da sorta. Non si chiude. Fammi passare. Lasciami passare. Lasciate club. Lasciami passare. Oh, le chiavi. Prendi le chiavi. Bei piedi. Che palle. Dio mio. Secondo me funziona. Secondo me funziona così. Bisogna spengere le luci così che lei non possa posizionare i cock. Che si riesce. Cosa è male? Devo trovare Gianni. If you can help me. No, non me la pentirebbi. Ma ci sta a correre. Wow, ma che te lo spido Gonzales? Smettila! È velocissima. Oh, dai, no. Non lo fare, ti prego. Leave me alone. Ui, Yane, Matana, macchinissima in sto. Allora, ragazzi, dobbiamo andare a disattivare tutto il mondo da Silvato Santos. Sì, però sì, proprio una bucchina, eh. Dai, ma che palle, ma sta a camperare all'isola dei famosi. No, dai, dai, smettila, dai. Non sei divertente. Secondo voi è andata via? Ma ci fonda la porta. No, si nasconde dietro le colonne d'Ercole lei. Ha sfondato tutto, è entrata sfondando letteralmente la porta. Qui si fonde pure i muri. Cazzo ride. Dov'è? No, ragazzi, è qua dietro da qualche parte, non ci posso andare. Dobbiamo andare in cucina a prendere la chiave. Ah, secondo me, secondo la mia logica. La verità ti fa male, lo so. Secondo la mia logica, se io apro le porte quando la luce è spenta, non so per quale motivo, non... Ma che ne siamo in sto? Mentre la luce è spenta, secondo me lei non ci sono i cosi. Wow, ma bella. Che chiave ho? C1 B. Ok, C è sopra. Sì, perché BD sotto C1. Ma che ridi, smettila. Non sei simpatica, nessuno ti vuole. Per questo sei da solo in una scuola. Mammola, con il fisico perfetto t'ha fatto mamma. Sogni le copertine, tu non vuoi studiare. A scuola professore ha fatto innamorare. Poi che ci innamore, bambola. Sul tuo banco di scuola scrivo la verità. Un nome, nome chi lo la. In teoria dovrebbe essere... Eccolo. Vedete? L'ho detto. Eccola. Ok, vedete, se c'è il generatore disattivato lei non mette il veleno. Oh, a uno. Sono un genio, cazzo. Non so qual è la correlazione tra queste cose, ma... Non mi chiamo Nis, smettila. Non mi chiamare, schifosa. Ecco, è ancora disattivato. Un nome iniziale, un nome chi nulla. A 10 in amore e bambola. Ok, a uno, come la macchina. Bella la uno. Ok, apriamo. Nel cielo, un fenomeno questo ragazzo. Dovrebbe essere qui. Eccole. Ragazzi, non abbiamo visto il codice di quella di prima. Inizia col 5. Il codice inizia col 5, ma dobbiamo recuperare la stanza di prima. D3. È giù di là. Era C1 forse, vero? 6. Seconda cifra è 6. Ok, ottimo. D3. Giù qui sotto c'è la D. Siamo a metà. Eccola lì. B2. È andata a riattivare il generatore. No, il numero. Il 9. Terza cifra è 9. Eccola. Ok, dobbiamo andare a disattivare il generatore. L'ha riattivato. Ora c'è il veleno in giro. 5, 6, 9. Ok, B2. Dove è B2, B2? La B è giù, è a sinistra. E qui in fondo la B. Eccola. Ah, forse è qui la sta in realtà la chiave per la presidenza. Il 2 è l'ultima cifra, ragazzi. La sento che arriva. È lì in fondo la chiave. La vedete? 5692. Entrate, ho riattivato il generatore. Ho sentito che faceva qualcosa. Credo sia andata via. 5692. Vediamo che chiave è. Presidenza. Ok, dobbiamo salire subito davanti alle scale. Però aspetta, non vado qui, ragazzi. Devo andare prima giù. Devo andare a controllare che nel magazzino sia o meno disattivato il generatore. L'ha riattivato, vedete? Ho fatto bene. Ho avuto un attimo ragionamento. Ok, ora in teoria il suo obiettivo dovrebbe essere quello di riattivare prima il generatore. E io posso andare qui tranquillo. Non lo so. 5, 6, 9, 2. Ho sbagliato. Sole.
Chi è il più fenomeno di tutti? Ditemi chi è il più fenomeno di tutti. Uscita! Ragazzi, le chiavi dell'uscita! Shh, shh, non dobbiamo correre. La virtù dei forti è la calma è la virtù dei forti. No, ti prego, non essere qua dietro una colonna. Non la sento camminare, ok? Si è salvato, giusto? Perché non uscire? No. Sei fuggito però. Sono fuggito. Una botta in testa mi ha resettato la. Mi ha resettato i pensieri, però almeno almeno siamo fuggiti. Oi Nico, pensavo fossi un amico, invece sei diventato un mio nemico. Per colpa tua il pistolino micro.